sera, occasionalmente ancora in diretta per parlare del 68, del 1968, a 40 anni di distanza. Settimana prossima, lunedì alle ore 18, ci sarà un dibattito a Treviglio dedicato a questo argomento. Lo scrittore, il politologo, il professore Marcello Veneziani arriverà a Treviglio per parlare di questo libro, Rovesciati 68, ovviamente un libro che piacerà a qualcuno, non piacerà ad altri. Pronto, buonasera professor Zecchi. Buonasera. Mi spiace che abbiamo avuto dei problemi di telefono, ci siamo sentiti prima. Comunque la saluto anche a nome dei nostri telespettatori. Noi avremo un incontro lunedì 28 e parleremo del 68. Ecco, lei purtroppo sappiamo che è impegnato in questi mesi, non è ancora potuto venire a Treviglio, ci auguriamo che presto venga per così parlare con, magari quando farà un nuovo libro, per presentare un suo libro ai Grazie. Cittadini della pianura bergamasca. Ecco, se lei fosse presente quel lunedì, cosa direbbe sul 68? Dunque, il 68 è stato un momento di grande significato nella storia della nostra contemporaneità. Nonostante tutto il male o tutto il bene che si possa dire, e diciamo tagliando le parti estreme, è chiaramente stato un momento di grande cambiamento. Ora il discorso credo che debba riguardare questo cambiamento, e qui naturalmente i punti di vista generalmente mutano. Il mio è che è stato una ribellione di una medio-alta borghesia colta per riuscire a sottolineare sempre di più il proprio potere all'interno dei meccanismi di comando sociale. Alla fine ha trionfato un grande individualismo, dopo che è stata demolita l'idea di famiglia, l'idea di tradizione e l'organizzazione della scuola così come la conoscevamo. E cosa propone per uscire dal 68, diciamo? Beh, io non sono tra quelli che ritengono che noi viviamo nel 68. Noi abbiamo dei retaggi molto pesanti che però hanno completamente, come dire, metabolizzato tutta la dimensione ribellistica, sessantottina, una deriva per tutto ciò che riguarda soprattutto le grandi istituzioni che regolano l'educazione, la formazione della nostra società. Ecco, queste, come dicevo, scuola, il senso dell'autorevolezza che so del padre, anche recentemente si è visto l'attacco al pontefice, un attacco vetero sessantottino, cioè di questo, si parla di laicismo, ma non è laicismo, ma è vero, è proprio dogmatismo autoritario che impedisce la parola, esattamente come accadeva nel 68 a voci che non si allineavano al potere. Io credo che, diciamo così, per superare o per cambiare determinate realtà istituzionali talvolta basta poco, bastano delle riforme, una riforma sensata della scuola e dell'università, cambiare atteggiamento nei confronti della famiglia, cioè riuscire a comprendere il significato che ha dal punto di vista della formazione di un giovane, e quindi non affidare tutto al sociale come se la famiglia fosse qualcosa di superabile. Ecco, credo che siano queste le realtà su cui si deve operare. Sta di fatto che, ecco perché il 68 lascia ormai non tanto degli strascici, ma proprio un terreno solido, ormai ben compatto, che è quello di aver demolito istituzioni fondamentali come quelle che le ho detto, senza essere stato in grado di proporne di altre. Allora il lavoro è lì, e il lavoro è comprenderne il significato, il valore, restituire valore e significato a queste istituzioni, fondamentalmente sono la famiglia, la scuola, certo. E comprendere il valore delle radici della, certo, della nostra professore tradizione. Lei è stato chiarissimo come sempre, io le ringrazio tanto, spero di averla ospite
telefonicamente, ma spero anche fisicamente, prima o poi qui nella nostra emittente, e le faccio tanti auguri per la sua attività. Grazie mille, buonasera. Grazie, buonasera.